Domenica, luglio, giornata calda, luminosa, senza una nuvola in cielo, ottima per qualsiasi attività, meno che pescare in torrente. Ma come canta De André, la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se la giornata è adatta per pescare. E così parto per la riserva di cabane confidando che, avendo piovuto il giorno prima, almeno i livelli siano accettabili. Invece, come mi affaccio sul torrente, mi rendo conto che sarà una giornata difficile. Ho una canna 8 piedi e 6 con coda 5 e con la speranza di pescare a secca ho montato un finale da 3 metri e mezzo. Invece oggi, se si prende qualcosa, mi sa che sarà solo con lo streamer. Fortunatamente ho portato degli streamerini molto leggeri, che dovrei riuscire a lanciare anche con un terminale così lungo, ed adatti ad un'acqua così bassa. All'inizio riesco a sorprendere qualche trota non troppo disturbata in acqua aperta. Poi, con l'arrivo di pescatori, bagnanti, cani e bambini, le trote spariscono o si rifugiano nel fondo delle buche. L'unica speranza è quella di stanarle da sotto i rami, dove questi si protendono sull'acqua. E così salto i laghi e le buche, infestate da famiglie e coppiette in cerca di refrigerio, per cercare di far uscire qualche trota da sotto la vegetazione. Rischiando ad ogni lancio di lasciare l'artificiale sui rami, cerco di avvicinarmi il più possibile alle zone d'ombra, dove spero di suscitare l'interesse di qualche trota. Slamando questa, mi accorgo che ha ingoiato un amo e si porta presso una trentina di centimetri di filo, almeno dello 0,25, con relativa olivetta in piombo. Beh, se n'è andata senz'altro meglio di come è arrivata. Pescando con ami barbless è indispensabile mantenere sempre la tensione tra la canna e il pesce. In caso contrario si rischia la slamatura, come spesso accade quando la trota si trova nel guadino. Ma questo è un bene, così non la si tocca neppure.
Così alla fine comunque si conferma che poco importa il numero e la taglia dei pesci catturati, ma piuttosto la soddisfazione di essere riusciti a trovare la tecnica giusta in quella situazione. D'altronde è solo la pesca mosca che ti permette, con una canna e quattro scatole di artificiali, di cambiare in un attimo completamente il modo di pescare, a galla, a mezz'acqua, a fondo, con secca, sommersa, ninfa o streamer.